Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché effettivamente oggi i miei sospetti hanno preso forma. Si era detto che ovviamente per quanto riguarda questa parte di estate non ci sarebbe stato un costume di Tifa nuovo, però ragazzi, nell'evento Tifa aveva un costume diverso, quindi a me sembrava troppo strana sta cosa che mostrano Tifa con un costume nuovo e poi non lo mettano in gioco. Oggi infatti sono stato smentito, perché Tifa ha preso un nuovo costume, una nuova arma, e insieme a lei Barret è stato inserito in un nuovo banner che adesso andremo a vedere insieme. Ma prima, come sempre, un rapido sguardo ovviamente alle news, così giusto perché è corretto farlo, dove appunto è stato inserito un banner speciale che si potrà acquistare tramite le gemme rosse, dove sarà possibile trovare le nuove armi di Barret e Tifa, insieme ovviamente anche a tutte le altre armi più nuove che sono state inserite dai personaggi. Infatti in questo banner avremo armi esclusive di Tifa e di Barret, con una o più ovviamente 5 stelle garantita. Questo banner può essere ovviamente pullato all'interno del gioco grazie alle 2000 gemme rosse, quindi abbiamo uno sconto di 1000 gemme fondamentalmente per tentare comunque di pullare queste armi nuove. Successivamente abbiamo il banner che adesso andiamo a visualizzare, ma è stato aggiunto oggi anche l'evento della Hell House, nuovamente oserei dire. Perché nuovamente? Perché questo evento è un Reawakened, un po' come abbiamo avuto Sephiroth qualche mese fa. Adesso abbiamo nuovamente la Hell House. Ora, il fatto che loro stiano riciclando gli eventi per i giocatori nuovi, non so fino a che punto posso accettarlo, perché comunque sia puoi mettere benissimo un altro boss e dare le cose che c'erano prima, anziché riproporre lo stesso identico evento che abbiamo già fatto. Cioè è una roba che a me personalmente parlando mi sa tanto di minestra riscaldata. Purtroppo ultimamente per Crisis, devo ammettere, mi sta veramente deludendo dal punto di vista sia organizzativo che dal punto di vista del gioco proprio. Cioè sto notando che non c'è nessun miglioramento e nessuna voglia quasi di migliorare. E io sono sempre stato uno che ha, non dico difeso, ma ha sempre cercato di dare del merito dove appunto si poteva avere del merito. Ma in questi casi per me il merito non esiste. Anche se tu mi metti un banner con Tifa semplicemente perché vuoi attirarmi con la bellezza di Tifa, io questa cosa non la guardo, cioè io guardo più al dettaglio, e il dettaglio è che tu come sviluppatore, come casa sviluppatrice del gioco, non stai mettendo nulla per farmi divertire. Sembra quasi che mi stia riproponendo gli stessi eventi ciclicamente solo perché deve farlo, perché un gacha funziona così e quindi di conseguenza bisogna ripetere gli eventi. No, non è così. Tu puoi mettere, sì, puoi mettere un evento simile, magari con la stessa meccanica, ma cambialo il boss. Cioè, dai un qualcosa di nuovo al giocatore, anziché lo stesso identico evento. Almeno io la vedo in questa maniera. E poi successivamente abbiamo la campagna del Major Update, perché ovviamente, come è già stato preannunciato, in questo mese di luglio, verso fine luglio, avremo l'inserimento delle gilde, che permetterà al gioco di evolvere nella versione 1.13 e al tempo stesso avrà la possibilità di inserire la nuova meccanica delle gilde, che poi esploreremo probabilmente in un video o
non lo so, vedremo dove effettivamente potremo esplorare questa meccanica di Jinga. Intanto vi ricordo che per chi è su Discord stiamo già decidendo il nome della gilda, quindi io ho visto che ci sono le persone interessate, ma non vedo al solito la partecipazione, quindi non so chi effettivamente sia ancora interessato alla gilda e chi no, per cui vedremo nel momento in cui si creeranno le gilde e speriamo che tutti quelli che erano interessati prima lo siano ancora adesso. Successivamente parlando, andiamo a vedere sto banner, anzi prima andiamo a vedere questo Reawakened della Hell House, semplicemente per dire che avremo la quest giornaliera che ci consentirà di ottenere più ticket rispetto al normale, e poi ovviamente in questo caso avremo una nuova arma free to play, che però questa volta è di Eris, a differenza delle altre volte che avevamo Barrett, se vi ricordate bene, e Red, se non mi ricordo male, che avevano praticamente preso le armi free to play nel primo evento della Hell House. Ora invece abbiamo, nella prima parte di questo evento abbiamo Eris, nella seconda parte non so effettivamente chi ci sarà. Arma di Eris che si chiama appunto Hell House Rod, che sblocca l'attacco Blizzard Surge, quindi 290% di attacco ghiaccio magico AOE, e poi boost magico attacco di 31 punti, e poi boost ghiaccio probabilmente sotto, dato che stiamo parlando di un'arma ghiacciata. Arma ovviamente molto standard, tra l'altro magico ghiaccio siamo abbastanza pieni effettivamente di armi, che sono molto meglio rispetto a questa free to play, per cui va bene così, diciamo, ecco, mettiamola così. Per quanto riguarda invece il banner, dobbiamo dire che questo banner in realtà è stato in un qualche modo pensato molto probabilmente per la Hell House e non tanto per ovviamente l'evento estivo. Infatti questo banner è un featured draw, quindi diciamo che è un banner che esce con l'evento associato, e l'evento associato in questo caso è proprio la Hell House, e ora capirete anche il perché. Innanzitutto parliamo del fatto che abbiamo le nuove armi di Tifa e di Barrett, che sono gli Shell Knuckles per Tifa, dove abbiamo un 940% di danno fuoco magico al single target, e in più il danno viene moltiplicato dell'1.2 se gli HP del possessore, in questo caso di Tifa, sono più del 70%. Quindi esattamente come l'arma di Zack del crossover, la Zinogre Blade, anche lei, se possiede più del 70% degli HP, ha un moltiplicatore interno che incrementa questi danni. Tra l'altro 940 non è neanche male come percentuale, ma vi ricordo che le percentuali che vedete a schermo sono quelle delle armi full limit break, quindi delle armi a limit break 10, quindi maxate praticamente al massimo. Qui ovviamente, essendo comunque un'arma elementale, ci spostiamo con delle percentuali molto più sobrie tecnicamente parlando, perché appunto partiremo sicuramente dai 600, potrebbe essere, anzi adesso che ce li ho vi dico direttamente le percentuali giuste, partiremo dal 520% arma liscia, quindi senza overboost, senza niente. Primo overboost si passa a 620, sesto overboost si passa a 810 e poi decimo overboost si passa a 940. Quindi direi che comunque sia le percentuali sono abbastanza coerenti con altre armi che abbiamo avuto ovviamente in precedenza. Mentre invece per quanto riguarda Barrett abbiamo un'arma che secondo me è molto interessante, ma che sicuramente non mi danno la necessità di dover pullare. Infatti abbiamo lo Shark Slayer per quanto riguarda Barrett, che sblocca l'attacco Dorsal Fin Shot, dove appunto abbiamo 420% di danno non elementale fisico in questo caso, con solo 3 barre ATB. In più
abbiamo la possibilità di abbassare la resistenza al fuoco e distruggere rapidamente i sigilli ability. In più, se il nostro Barret possiede più del 50% di HP, abbassa anche la resistenza acqua. Quindi abbiamo comunque un'arma molto molto buona, perché tecnicamente parlando questa è un'arma eccezionale. 3 barre ATB per distruggere i sigilli e mettere anche la debolezza fuoco e acqua contemporaneamente è tanta roba. Se non fosse per il fatto che Red già domina in modo assoluto il campo delle resistenze elementali, i debuff elementali sono il campo praticamente di Red, e credo che lo resteranno sempre, dato che Red possiede letteralmente l'imperil su tutti gli elementi presenti a questo momento nel gioco. Quindi non vedo il perché dover andare a pullare un'arma del genere su Barret, anche se effettivamente Barret, essendo un ibrido con un supporto, potrebbe avvantaggiarsi di quest'arma per avere una build ibrida da supporto e anche ovviamente come curatore, o qualora ce ne sia la necessità, difesa, difensore, eccetera eccetera. Quindi può effettivamente fare un 2 in 1, ma personalmente parlando non mi entusiasma più di tanto. Certo, distruggere i sigilli ability con solo 3 barre ATB aiuta tantissimo, soprattutto chi ha ancora difficoltà con Bahamut, chi ha difficoltà con Ifrit e Bahamut insieme all'interno della loro battaglia dual. Quest'arma potrebbe veramente aiutare e potrebbe veramente dare lustro al vostro team con pochissimi passi. Il mio consiglio al solito è quello di mettere tutte e due le armi in wishlist, probabilmente, a meno che non siate effettivamente interessati al costume. Per quanto riguarda invece l'arma di Barret, dobbiamo dire che le percentuali sono ovviamente molto basse. Le percentuali sono molto basse perché stiamo parlando comunque di un'arma che con 3 barre ATB fa praticamente tutto tranne che il caffè. Quindi direi che è quasi giustificato il fatto che Barret faccia pochi danni. Infatti partiamo da un 260 con arma liscia, 300% con primo overboost, 360 col sesto overboost e 420 con l'overboost a livello 10, che è quello che per l'appunto vedete su schermo. Successivamente a questo abbiamo anche il nuovo costume di Tifa, Passion Mermaid, quindi passione sirena tecnicamente, dove abbiamo nuovamente la Refined Ability del Sun's Favor, quindi Boost HP e Physical Defense contemporaneamente, quindi tutte e due, e poi successivamente Flame Blade Arcanum, quindi Tifa diventa ufficialmente un Arcanum Fuoco. Ora, per ripetere il discorso che faccio sempre, qui ovviamente il costume come Arcanum non è specificato né per attacco fisico né per attacco magico, ma l'arma che accompagna Tifa è un'arma magica, quindi tecnicamente per il momento dobbiamo dire che Tifa è una Fire Arcanum magica. In futuro, come molti ovviamente ancora si ostentano a dire, ma l'Arcanum è buono in generale eccetera eccetera, sì, io lo ripeto ancora una volta per i miscredenti, noi non sappiamo quello che succederà in futuro e non sapremo mai quando Tifa riceverà un'arma fisica fuoco, se mai la riceverà. Per cui al momento Tifa consideratela come magica con Arcanum, quindi considerate l'Arcanum magica fuoco, perché l'arma associata a questo costume è quella, e non lo sappiamo se avremo la possibilità e soprattutto quando avremo la possibilità di utilizzare un'arma fisica fuoco per Tifa. Ok, quindi quando parliamo di Arcanum e quando escono questi costumi di debutto, è ovvio che io mi riferirò al personaggio con una tipologia di attacco. In questo caso abbiamo l'attacco magico, quindi considero al momento, fino a quando non avremo novità, Tifa come Fire Arcanum magico. Punto.
È inutile che poi mi venite a scrivere nei commenti: ma l'Arcanum può essere utilizzato fisico e magico. Sono d'accordo, ma se non hai l'arma fisica associata, non te ne fai una beata ceppa. Quindi è un discorso completamente inutile. Fatta questa parentesi, che al solito devo specificare perché devo specificare, devo dire che questo è un costume che comunque a me non interessa. Purtroppo Tifa, come personaggio nel mio account, non ha praticamente niente, anche perché Tifa purtroppo esce sempre nei periodi peggiori. Esce sempre quando ci sono state le collab interessanti, esce quando c'è stato il banner di un personaggio che comunque ho buildato bene, come Sephiroth. Infatti ho preso il suo costume Water perché comunque sia mi serviva, dato che di acqua non ho nessuno. E lei esce sempre quando io ho già speso per altri PG, e quindi non mi posso permettere di spendere anche su di lei. E quindi rimane lì a guardarmi ferma fissa e dire: ma scusa, ma a me, io che sono la waifu. Eh sì, tu che sei la waifu, purtroppo devi prendere... Niente, lascia, vabbè, avete capito. Però, a parte gli scherzi, è un costume che anche questo, comunque sia, non è male, perché comunque aumentare HP e difesa contemporaneamente ci sta, è comunque un'ottima, cosa. E poi un altro Arcanum, qualora non si avessero Arcanum fuoco, allora qui effettivamente l'interesse potrebbe sussistere. Io come Arcanum fuoco magico ho già Zac e funziona anche estremamente bene, quindi non ho effettivamente motivo di andarmi a pullare Tifa. Ho anche come Arcanum fisico, ho anche Cloud che mi fa d'Arcanum fuoco fisico, quindi diciamo che qui sicuramente ci sarà una differenza tra attacco fisico e magico, perché sicuramente ci sarà una differenza tra attacco fisico e magico. Però personalmente parlando, per me questo è un banner completamente inutile, però capisco chi effettivamente voglia pullare. Andiamo a vederlo un attimo nel dettaglio. Ovviamente qui mi fanno impostare la wishlist, ma per me è completamente useless. E ovviamente andiamo, tanto altro, esteticamente bellissimo, con Tifa che sembra veramente una danzatrice caraibica, e abbiamo anche in questo caso HP del 5% e difesa del 15%, e poi ovviamente il Flame Blade Arcanum, dove abbiamo l'aumento delle abilità fuoco portate al 35%. Per quanto riguarda gli slot, ovviamente abbiamo doppio attacco magico e sigillo X, quindi abbiamo comunque anche un sigillo che è sempre comodo. Io le armi con i sigilli le amo, perché appunto sono molto utili, ovviamente in base alla situazione. Mentre invece per quanto riguarda Barret avremo sicuramente... Immaginavo qualcos'altro, immaginavo qui al centro il boost abilità fuoco o acqua, in realtà invece no, hanno messo attacco generico sopra, attacco fisico sotto e boost sigillo circolare in fondo, anche se questa, essendo comunque un'arma fisica, giustamente si predilige quello che è il boost attack, il boost per quanto riguarda il physical attack, e ci sta, fondamentalmente ci sta. Refined Abilities con HP e debuff, debuff extension, che non è male, non è affatto male, tra l'altro molto alto ad overboost 10, veramente veramente buono. Per quanto riguarda Tifa invece abbiamo un 31-39 con overboost 10, addirittura un 27-27, molto basse le Refined di quest'arma di Tifa, tra l'altro molto basse. Quando mettono le refined così basse è perché ti stanno praticamente costringendo, tra virgolette, a utilizzare quest'arma come arma principale e non come arma refined sub o comunque come secondaria. Proprio ti stanno quasi dicendo obbligatoriamente: uè fratello, quest'arma devi metterla come primaria, altrimenti bonus perdi praticamente tutto. Ed è un peccato, sarebbe stata buona magari anche come refined, soprattutto per Zac. Però vabbè, diciamo che ci accontentiamo e va bene così, nessun tipo di problema. La skin al solito interessante per il doppio boost, però
Ricordiamo che solo un 5% di HP è bassino, 15% di difesa fisica invece è ottimo, però va bene così. Alla fine il banner è questo e noi ce lo teniamo così come ce lo regalano. Detto ciò, penso che non ci sia altro da dire all'interno di questo video, quindi spero che al solito possa esservi stato utile. E niente, io vi aspetterò con i prossimi appuntamenti e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!